Cari amici, buongiorno, siamo con il presidente dell'ASSA Lanzo, a quale quest'oggi, visto che c'è la manifestazione della festa della polizia, ne abbiamo approfittato per farle due domandine. Ultimamente riceviamo tantissime foto da cittadini per quanto riguarda la rimozione della sporcizia che c'è in giro. Via D'Amello, via Spreafico, via Bonzanini, via Calvari. Come mai questo handicap in questo periodo? Ma diciamo che la situazione purtroppo è diffusa in periferia, lo sappiamo bene. Noi come ASSA cerchiamo di intervenire nel più tempo breve possibile. Non c'è più 24 ore, eh? No, certo, però in questo senso, trattandosi di interventi comunque diffusi su tutta la città, cerchiamo di concentrare i nostri sforzi in un'unica zona, dividendo i quartieri. Quindi settimana scorsa abbiamo fatto un grosso intervento su Santa Gabbia, domani faremo un grosso intervento sul nord-est, settimana prossima sul quartiere sud, in modo da raccogliere tutte le segnalazioni e farle al meglio possibile. A breve faremo una conferenza stampa dove presenteremo anche una campagna di sensibilizzazione, ovviamente per la lotta agli abbandoni, perché purtroppo ci rendiamo conto che al di là della purtroppo inciviltà di pochi, ci rendiamo conto che si tratta anche purtroppo magari di soggetti abusivi tipo svuota cantine che vengono a sversare i propri rifiuti, perché raccolti da cantine, da appartamenti, e li gettano in zone precise. ASSA ha il compito di pulire, ovviamente. Abbiamo anche degli ispettori ambientali che devono cercare di sanzionare le persone responsabili. Certo che è un lavoro che non può competere soltanto ASSA, ma in questo senso comune, tutte le forze di polizia, insomma tutto quello che tutti gli enti preposti per il controllo del territorio. E, diciamo che non è che c'è stato un aggravamento della situazione, perché purtroppo anche negli anni scorsi si è verificato. Da parte nostra abbiamo ovviamente migliorato e investito soldi su quelli che sono mezzi nuovi, acquisti di ragni nuovi, mezzi meccanici nuovi pronti proprio per la rimozione. Per quanto riguarda l'acquisto di mezzi nuovi e l'appalto per il verde pubblico, io so che in via Poletti erano stati potati degli alberi ma non erano stati rimossi i rami. È passato un anno, la ditta Colombo quella rimozione lì non l'ha più fatta. Quest'anno si prevede ancora un subappalto con la ditta Colombo? No, c'è in corso una gara per quanto riguarda il verde, quindi ovviamente non sappiamo ancora chi risulterà vincitore. La città è stata divisa in due lotti e adesso sono stati fatti gli appalti, quindi a breve avremo i risultati, gli esiti degli appalti. Per quanto riguarda la raccolta di rame, si è verificato in effetti che in alcuni casi non erano stati raccolti. Abbiamo predisposto un servizio di due persone che quotidianamente vanno in giro per parchi o comunque per le zone più interessate per la rimozione di questi rami. In effetti il problema c'è stato, abbiamo cercato di risolverlo. Recinzione di via Poletti dietro lo Sporting, dove c'è il canale. Quei paletti sono stati messi al tempo da ASSA. Attualmente non ce ne sono pochissimi in essere, il resto della recinzione è stato divelto. Si prevede una riparazione del tutto, sempre in travetti in legno, o cambiate travetti e mettete il classico guardrail? Guardi, questo è una cosa che direttamente il presidente non se ne occupa, nel senso che chiederò informazioni. Negli altri casi abbiamo cercato di fare recinzioni in modo che non ci siano problemi, appunto, che vengano divelti i pali, come non soltanto in via Poletti ma in altre zone. I nostri cantieristi sono al lavoro, la nostra ovviamente tutti quelli che sono i nostri reparti operativi sono al lavoro. Abbiamo tantissimo da fare, ci stiamo dando veramente il meglio. Tempo addietro avevamo parlato all'Albergo Italia per il famoso riciclo del materiale depositato nelle isole ecologiche. C'è qualche novità in merito? Allora, questo è un tema e un progetto che bisogna fare ovviamente con il consorzio. Per adesso l'unica disponibilità è quella dei vestiti, nel senso che c'è l'associazione umana che ha la raccolta di vestiti che ovviamente possono essere riciclati. Stiamo aspettando in verità un nuovo DGR, una nuova legge regionale che possa permettere il riciclo anche nelle isole ecologiche, perché allo stato la legge non permette, dove si fa differenziata, di riciclare. Sì, ci sono dei vincoli regionali. Ringraziamo il presidente Lanzo e alla prossima. Grazie. Grazie.